Eccoci tornati in diretta con il nostro Instant Focus, ve lo avevamo preannunciato prima del break pubblicitario, lo dedicheremo questo spazio all'analisi del tessuto imprenditoriale e manageriale italiano, un tessuto imprenditoriale che si caratterizza naturalmente per la presenza di piccole, addirittura micro imprese con meno di 10 dipendenti che costituiscono un po' l'ossatura, ecco, dell'economia italiana, insieme naturalmente alle PMI, alle piccole e medie imprese che costituiscono il 4,86% del totale, ma che soprattutto generano il 41% dell'intero fatturato della nostra produzione economica. Eppure, ecco, la produttività a livello economico potrebbe essere decisamente superiore se la mettiamo in confronto con i numeri di altri paesi europei, soprattutto la Francia e la Germania, che hanno delle performance decisamente migliori. Ma perché non riusciamo ad estrarre il massimo dal nostro tessuto economico? C'entra anche una scarsa cultura manageriale, come vedremo proprio da una ricerca che il nostro ospite ci ha presentato. E allora introduciamo appunto l'ospite e l'argomento, ovvero Antonio Panico, titolare di Business Coaching Italia, a cui do il benvenuto. Antonio, grazie per essere qui con noi alle Fonti. Grazie a voi di avermi invitato e buongiorno a tutti. Ecco, Antonio, come abbiamo detto nella nostra introduzione, una scarsa cultura manageriale, lo si evidenzia proprio all'interno di questa ricerca che hai condotto, che ha coinvolto addirittura oltre 2500 aziende che sono state analizzate rispetto a vari ambiti. Ecco, innanzitutto una panoramica generale, poi entriamo nello specifico. Ok, questa ricerca è un'analisi, un assessment delle aree del business, ovviamente non tutte, ma sono cinque aree in particolare, cioè la leadership, l'organizzazione dei processi, la parte finanziaria, la gestione finanziaria dell'azienda, il marketing e le vendite. Mancano alcune aree come la ricerca dello sviluppo e la logistica, ovviamente, perché è un test che viene divulgato su una grossa massa critica di utenza. E ha evidenziato evidentemente questa azienda, oggi questo test è stato fatto da circa 2570 aziende ed è una autovalutazione che gli imprenditori fanno. Vedete qua delle percentuali, e quelle percentuali esprimono la percentuale delle aziende che dichiara di soddisfare i requisiti considerati da noi minimi per la corretta gestione della leadership, dell'organizzazione, della finanza, del marketing e della vendita. Beh, considerati da noi, considerati generalmente nel mondo della gestione aziendale. Questo indica ovviamente una carenza molto importante. Anche perché, scusami, è così se ti interrompo, Antonio, vediamo che c'è uno spazio proprio a livello grafico bello consistente tra la linea rossa, che sarebbe quella della performance ideale, e la linea blu, che invece è quella della performance reale delle piccole e medie imprese. Corretto, e questo lo vediamo, il dato che tu hai indicato, ovvero che per ogni dipendente la performance per dipendente delle aziende francesi e tedesca è il doppio di quella italiana, dipende evidentemente in gran parte anche da questi dalla gestione dei processi interni dell'azienda, cioè da come l'azienda è strutturata dal punto di vista manageriale. E se andiamo nello specifico di ogni area lo vediamo, per esempio nella leadership noi abbiamo evidenziato, o meglio, gli imprenditori rispondendo a questo test hanno dichiarato di, per esempio, avere delle parti sulla leadership, di avere di non dare gli obiettivi chiari e misurabili a ogni dipendente. Ecco, in questo grafico che stai mostrando, vedi, abbiamo il 25% delle aziende che dichiara di dare obiettivi scritti e misurabili alle persone, piuttosto che di indicare delle metriche. Queste attività sono attività che un leader, un capo reparto, dovrebbe assolutamente fare. Non puoi gestire un team se non crei obiettivi chiari. Poi fa specie una cosa molto interessante. Non so se lo riesci a vedere questo item. Le persone hanno momenti di valutazione e di feedback con te o con il capo reparto. In questo caso abbiamo il 55,45% delle aziende che dichiarano di fare momenti di valutazione. La mia domanda è: queste valutazioni su cosa le fate se poi non date obiettivi chiari, non avete metriche su cui valutare le performance delle persone? Non avete un sistema di incentivazione, le scadenze non vengono rispettate nel 60% dei casi. Ecco, quindi c'è un approccio manageriale non strutturato, per cui le persone vogliono fare momenti di valutazione con il proprio team, ma poi non mettono in piedi gli strumenti necessari come obiettivi scritti,
metriche per misurare gli obiettivi, un sistema di incentivazione che non deve essere per forza economico, delle riunioni settimanali, la valutazione del tempo occupato per dipendente. Abbiamo il 41% delle aziende che dichiara che i propri dipendenti hanno il 100% del tempo dedicato al lavoro occupato. Mm-hmm. Ma questo significa che il 60% delle aziende hanno persone che sulle 8 ore di lavoro non lavorano 8 ore, non hanno abbastanza lavoro da fare. Questo ovviamente determina che poi l'efficienza è bassa, no? È chiaro. Noi siamo partiti, Antonio, proprio in realtà dal punto clou, ovvero quello della leadership, che è veramente, ecco, qualcosa su cui riflettere se vogliamo aumentare le nostre performance aziendali, perché ecco appunto ci sono delle problematicità inevitabilmente che sono emerse. Tu hai parlato, ecco, di uno scarso feedback a livello di valutazione, di diciamo, ecco, ordini, obiettivi che non sono chiari e misurabili, e poi ci sono anche altre appunto criticità che emergono all'interno delle aziende. Sento sempre più parlare, ecco, della sofferenza da parte dei dipendenti di una leadership di controllo ancora vecchia maniera e non di cura, di ascolto, come invece la nuova gestione del lavoro richiederebbe. Sì, questo concetto del controllo è un po' frainteso anche. Allora, noi italiani, il sistema industriale italiano ha il complesso del controllo, cioè le nostre aziende non sono, i nostri imprenditori non sono concentrati sull'espansione dell'azienda, quindi non sono concentrati a creare sistemi, procedure, modi di lavorare e a delegare le attività per fare in modo che l'azienda si espanda, quindi non sono concentrati sull'espansione, sono concentrati sul controllo e la gestione in prima persona dell'azienda, e infatti le nostre aziende vengono anche passate da padre in figlio. Sì. Mentre quelle 5-6 aziende italiane che sono diventate grandi corporation, questo è accaduto quando l'azienda è stata delegata sempre di più, creando ovviamente molto più prosperità. Questo in grande. Nel piccolo, anche dal punto di vista della leadership, molto spesso la leadership si ferma esclusivamente alla verifica delle attività e non al prendersi cura di fare in modo che le persone raggiungano i risultati. Mi spiego su questo tema, perché tu hai detto una frase che va molto di moda, no? Bisogna prendersi cura dell'ambiente, la giusta governance. È tutto estremamente importante, soprattutto nelle aziende di oggi, e visto che oggi trovare dipendenti validi è sempre più difficile, e visti anche i fenomeni di massa delle persone che si licenziano dall'attività lavorativa. Questo è importantissimo. Ma quello che è frainteso di base è proprio il ruolo del leader, che non è né di mero controllo né di prendersi esclusivamente cura emotiva delle persone. Il leader è colui che guida un reparto o un'azienda o un team a raggiungere obiettivi che abbiamo predeterminato. Come fa il leader a ottenere questo risultato? Ovviamente con la buona governance, ovviamente con un controllo anche e una verifica dei risultati. Ma l'obiettivo deve essere, il prodotto deve essere ottenere risultati. Questo non viene fatto e non vengono neanche creati sistemi di analisi del controllo. Quindi è vero che c'è il controllo, ma questo controllo molto spesso non è neanche dichiarato abbastanza bene, quindi non ci sono metriche, e le persone troppo spesso, noi abbiamo fatto anni fa un sondaggio anche sui dipendenti, troppo spesso non sanno bene quello che il capo vuole, e il capo può decidere oggi una cosa, domani dice il contrario. Ecco, non hanno creato un sistema, e non creare un sistema ti fa perdere anche il controllo dell'azienda, quindi diventa difficilissimo far espandere un'azienda. È quello che sta succedendo in Italia poi alla fine. Sì, sì, certo, ecco, la chiarezza anche degli obiettivi, soprattutto a medio e a lungo termine dell'azienda, una visione aziendale anche più chiara per i dipendenti, che invece non sempre è disponibile. Io direi passiamo, ecco, agli altri ambiti, perché insomma ce ne sono tanti da analizzare. Cosa ne pensi, Antonio? Possiamo parlare di organizzazione aziendale a questo punto? Un minuto qui, perché faccio notare anche, se vediamo la slide, che mentre la parte dell'organigramma, diciamo, è abbastanza strutturata, cioè si raggiunge la sufficienza, no? O si sfiora la sufficienza, esistono dipartimenti strutturati, ci sono capi reparto, esistono ruoli chiari per ogni dipartimento, le persone conoscono il prodotto che devono produrre, è abbastanza buono questo tipo di lavoro. Se vi vedrete dall'altro lato, quindi l'altra metà di questo grafico, si scende sotto sotto la sufficienza quando bisogna controllare e bisogna evitare le sacche di inefficienza, bisogna recuperare le sacche di inefficienza, per cui molto spesso nel 70% dei casi non esistono metodi di verifica della qualità del lavoro altrui. Quindi se tu controlli il lavoro altrui ma poi non verifichi la qualità del lavoro fatto, diventa un mero compito senza
un obiettivo anche di qualità, che oggi è fondamentale perché i clienti ti scelgono anche per questo, piuttosto che la comprensione di la presenza di procedure scritte. Ecco, per esempio, la creazione di procedure scritte è alla base della creazione di un sistema che funzioni senza che il capo debba essere continuamente nella fase operativa. Quindi la delega va fatta correttamente con processi definiti e scritti. Molto spesso vediamo imprenditori o manager delegare attività senza formare le persone e senza delineare un processo per iscritto. Questo non è delegare, questo è disinteressarsi di un lavoro. Lo do a te, speriamo che te la cavi. Non è il corretto modo di gestire, sia dal punto di vista del leader, sia dal punto di vista organizzativo, un team o dei processi. Invece, se andiamo sull'altra area, quella che probabilmente ha colpito più di tutte la mia, quella della vendita, sì, abbiamo visto che noi siamo, e io non me l'aspettavo quando abbiamo fatto questo sondaggio, quando abbiamo fatto questa ricerca, abbiamo visto che noi siamo molto carenti anche sui processi di vendita. Questo cosa significa? Come vediamo, le aziende sono abbastanza organizzate dal punto di vista strutturale macroscopico, però poi si perdono nei processi. Facciamo questo esempio per quanto riguarda i sistemi di vendita. Vedi che abbiamo un 75% di aziende che dichiarano di avere listini prezzi, il che significa che il 25% non ce l'hanno, però, quindi già gravissimo. Ed esistono, più del 40%, esistono tabelle di analisi delle performance dei venditori. Quindi questa parte qui del controllo, come dicevi tu, c'è. Andiamo dall'altro lato. Esistono script di vendita, cioè un modello di vendita scritto? Esistono script di risposta alle obiezioni? Esistono script di vendita per ognuno degli attori all'interno di un sistema di vendita? Questa parte qua manca. Cosa significa? Che noi sulla parte hard qualcosa abbiamo fatto, anche grazie all'informatizzazione, ai processi, ai CRM che ci aiutano nella parte più hardware, ma poi ci si perde nella parte di organizzazione di un sistema di vendita che funzioni. E io non posso, se voglio funzionare come azienda, non posso disinteressarmi di come i venditori stanno vendendo, il che significherà che i venditori, quelli bravi, che sono bravi per loro natura, riescono, gli altri non riusciranno. Un buon direttore vendita in realtà dovrebbe organizzare un sistema di vendita che prevede anche la presenza di una traccia di intervista, uno script di intervista e la formazione. Quindi esatto, appunto, ecco, un momento magari anche formativo per spiegare poi insomma quali sono le strategie da adottare per creare, ecco, quel meccanismo di fiducia con il cliente, perché tutto si basa poi, ecco, sulla fiducia che riusciamo ad instaurare, è quello il punto. E sulla preparazione del venditore. Venditore relazionale, quello simpatico, oggi non fa la stessa presa di un venditore che magari ha anche capacità empatiche e relazionali, che agli italiani non mancano, ma che è anche preparato tecnicamente, che sa quello che sta dicendo, quindi che non si sta arrangiando, non sta seguendo nessuna traccia, ma ha un modo di presentare il proprio prodotto che ha un obiettivo. Ecco, questo quando manca, quando lo recuperiamo, noi abbiamo lavorato su aziende, sui sistemi di vendita, quando sistemiamo quest'area siamo riusciti a vedere, abbiamo visto aziende che hanno anche quadruplicato le loro performance in termini di vendita, non prendendo nuovi clienti, non facendo più marketing, semplicemente rendendo più efficiente il metodo in cui i venditori vendono, rendendolo più standard. Eh sì, non ci si può più basare insomma sull'improvvisazione come si faceva negli anni 80-90, addirittura, ecco, sulle capacità empatiche della singola persona, che lo sappiamo poi variano da individuo a individuo. Bisogna attenersi invece ad uno schema che è valido per tutti fondamentalmente. Però questo schema, questa modalità di comportamento, di azione, deve essere, come dici, insegnata, perché non è così automatica. Sì, deve essere. Noi lavoriamo così, quando lavoriamo con le aziende in questo tema, noi andiamo a distillare le best practices, cioè i venditori migliori, distilliamo quello che loro fanno, prendiamo da loro il metodo, lo standardizziamo, lo verifichiamo migliorandolo laddove è possibile migliorarlo, si testa, dopodiché quando abbiamo deciso che quello è il metodo che funziona di più, che converte di più, ma andiamo a guardare i numeri, quindi vediamo se veramente converte di più, otteniamo più conversioni in termini di vendita, allora diventa lo standard. Da quel punto lì l'obiettivo è fare in modo che tutti i venditori siano formati a utilizzare quel metodo. Chiaro. E le statistiche si impennano non perché ci siamo inventati l'acqua calda, ma perché abbiamo semplicemente duplicato quello che fanno i venditori migliori.
Eh sì, c'è una sistematizzazione, insomma, una standardizzazione del sapere, ecco che questo è diventato molto importante nel contesto lavorativo ed economico in cui viviamo. E invece, ecco, io passerei all'area marketing che ti chiedo, ecco Antonio, forse è l'area in cui la rivoluzione digitale ha fatto vedere in maniera più evidente, ecco, le sue conseguenze. Quali sono le performance del marketing? Marketing che in realtà ormai è, diciamo, impatta su tutte le altre aree, tutto è marketing, tutto è comunicazione, si dice. È effettivamente così? Beh, effettivamente così. Marketing, bisognerebbe distinguerlo anche tra marketing interno e marketing esterno, perché anche marketing e comunicazione è quello che si fa nei confronti dei propri dipendenti, ma in questo sondaggio questa parte non l'abbiamo analizzata. Sì. Certo è che qua vogliamo analizzare, ovviamente, ripeto, questo qui è un sondaggio, è un'analisi, ecco, un assessment non omnicomprensivo di tutte le aree, perché vuole prendere una fetta più ampia possibile di popolazione industriale e aziendale. Ovviamente quello che emerge è anche qui non ci sono processi. Per esempio, vediamo, il 70% delle aziende dicono di avere un posizionamento, quindi autodichiarano di avere un posizionamento chiaro del loro prodotto e della loro azienda, ma quasi nessuno ha verificato se il target è d'accordo. Quindi io ho deciso, ho un obiettivo di posizionamento, mi voglio posizionare come il, non lo so, la migliore trasmissione nel campo business, no? Voi siete una bellissima realtà televisiva nel campo business, ma avete verificato che il target imprenditori vi ritiene tali? Se andiamo andati a fare dei sondaggi a verificare questa cosa, nella maggior parte dei casi non viene fatta. Piuttosto che poi non esistono campagne, non esistono proprio campagne di ricerca di nuovi prospect o potenziali clienti. E questa è la parte, secondo me, ancora più grave: soltanto il 19% delle aziende verifica, calcola il ritorno dell'investimento delle attività di marketing, il che compromette notevolmente il lavoro. Perché? Perché se io non verifico il ritorno dell'investimento di marketing, non in maniera per forza precisa, abbastanza, però in qualche modo lo devo fare, e ci sono sistemi per misurare, soprattutto nel marketing digitale, ma anche nel marketing non digitale si può ottenere questo risultato. Cosa succede? Che poiché non ho il senso del ritorno all'investimento, non ho la percezione corretta, io o disinvesto o sovrainvesto. Se sovrainvesto, spendo più soldi di quanto dovrei spendere, quindi magari potevo fare una campagna da 5.000 euro al mese, sto facendo inutilmente una campagna di 10.000 euro al mese che non mi porta nessun beneficio, oppure disinvesto e quindi non sto prendendo tutto lo spazio nella mente del cliente, non sto toccando tutti gli utenti che potrei toccare, e quindi perdo opportunità, cosa che molto spesso nelle aziende succede. Quindi dal punto di vista marketing è brutto vedere che in Italia poche aziende stanno evolvendo in tal senso, malgrado se ne parli tanto oggi. Sì. Oggi si parla tantissimo di marketing, sembra la cosa più importante del mondo, non lo è per forza, ma certamente è un punto importante, è una delle cinque aree che noi abbiamo ritenuto importanti, e vediamo una carenza strutturale nel paese. Soltanto il 26% delle aziende verifica, traccia precisamente quanti prospect diventano clienti, significa proprio che non c'è attenzione, non c'è consapevolezza di quello che accade. Anche perché si parla tantissimo, ecco, dell'utilizzo dei dati, come dicevi tu, insomma, nella società tecnologica poi non è neanche più così difficile ottenerli. Eppure, ecco, come mai c'è questa lacuna? Come te lo spieghi? Ma me lo spiego un po' con l'affermazione che ho fatto prima. Le aziende italiane sono aziende artigianali. Ok. A conduzione familiare di tipo artigianale, e dove il titolare dell'impresa vuole il dominio assoluto ed è concentrato sul controllo. Esiste un altro paese al mondo che fa la stessa cosa, è il Giappone. Se guardi il Giappone, anche le grandi aziende giapponesi sono aziende a conduzioni quasi familiari, hanno dei manager, ma poi c'è sempre il capo famiglia che comanda, non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Ma a differenza del Giappone, il Giappone è un paese chiuso. Quindi, per esempio, in settori come il farmaceutico, la tecnologia, è difficile entrare nel mercato giapponese. Lo fanno giusto le grandi multinazionali, ma il dispendio di energia è veramente enorme. In Italia, invece, è un paese molto aperto alle aziende straniere. Quindi cosa succede? Che questo tentativo di controllare tutti i processi e di essere Deus Machina sta limitando la sistematizzazione dell'azienda e la delega a manager che non sono incapaci, perché nelle prime 20 aziende al mondo, in ognuna delle prime 20 aziende del mondo c'è almeno un italiano nel top management,
non ci sono francesi, tedeschi, cinesi, ma gli italiani ci stanno sempre, quindi sì, abbiamo le capacità, ma culturalmente siamo come imprenditori, non guardiamo la possibilità di espanderci e vogliamo controllare l'azienda. Pensiamo un po' in piccolo. Io penso che sia anche una questione della conoscenza della lingua inglese. Diciamo che la scelta di tradurre i film che fu fatta per aprire l'Italia al mondo negli anni 30 probabilmente ci si è ritorta contro, perché ha limitato moltissimo il fatto che le persone si affacciano all'Europa e al mondo. Un americano che apre un business, o un inglese che apre un business, ma anche un cinese che apre una nuova azienda, pensa al mondo come mercato. L'italiano molto spesso pensa alla sua città, alla sua regione o, nei migliori dei casi, al paese. Chiarissimo. Semplicemente guarda all'estero e quindi non è portato a organizzare processi. Ma questo ci sta facendo perdere, perché se guardiamo le statistiche, le aziende italiane stanno perdendo la competizione internazionale. E quindi bisogna dare una traduzione a questa cosa. Ne abbiamo la possibilità? Sì, perché se nelle prime 20, 30, 40 aziende al mondo c'è almeno un italiano nel top management, significa che noi italiani abbiamo le capacità, ci manca l'opportunità. Dobbiamo costruirlo. Ecco, Antonio, io mi rifaccio appunto a un'osservazione che ci hai fornito rispetto, ecco, al disinvestimento, al sovrainvestimento rispetto al marketing. Tutto questo naturalmente poi influisce sull'ultimo settore che dobbiamo analizzare, che è quello della finanza. Sì, se ascolti, guardi, io quando ho pubblicizzato questo sondaggio, questa analisi, ovviamente alcuni imprenditori, soprattutto la piccola impresa, no? E i professionisti di solito scrivono e commentano il motivo che l'azienda va male è per le tasse, il governo, no? Qualcuno colpevolizza l'ambiente esterno. In realtà noi siamo responsabili dei nostri risultati. Quindi, per carità, è vero che le tasse sono pesanti in Italia, però consideriamo anche che soltanto il 46% delle aziende hanno un budget di esercizio. Quindi se tu hai una rotta, però vai a naso senza scrivere un processo, senza mettere giù i numeri e verificare se anche il tuo progetto, non dico quinquennale ma annuale, è fattibile, sta in piedi dal punto di vista dei numeri, sta in piedi dal punto di vista del bilancio, come fai? Ma molte aziende non fanno budget, molte aziende non hanno piani di gestione patrimoniale, non ne parliamo, ma la cosa che a me colpisce è che non si verifica in molti casi il budget costantemente, non si fa un budget all'inizio dell'anno finanziario, così come non si fa nel marketing e nelle vendite. Troppo spesso non si creano, ovviamente non avendo budget non si va a correggere il tiro. Quindi se io non mi sono dato l'obiettivo di fare, non lo so, 60.000 euro, dico una cifra così, 60.000 euro a febbraio, perché 60.000 euro mi consentono di guadagnare il 20% di margine nel mese di febbraio, e poi vedo che mese per mese non sto raggiungendo le quote mensili, come faccio a correggere il tiro se ho le quote mensili non le ho definite? Quindi è tutto un navigare a vista che non funziona e che porta molto spesso le aziende italiane in sofferenza finanziaria. Chiaro. Che è un problema in Italia endemico. Sì. 99% delle aziende hanno problemi finanziari. Perché? Perché non fanno un budget, non analizzano il conto economico, non verificano i numeri, non hanno un piano, non hanno un business plan pluriennale. Sì. Ecco, provo a riassumere, diciamo, non solo per quanto riguarda l'ambito della finanza, ma tutti i settori che abbiamo analizzato. Mi sembra, ecco, che emerga, insomma, una grande potenzialità, ma una scarsa organizzazione, possiamo dire così. Io sono convinto che il paese possa prosperare nel momento in cui gli imprenditori si rendono conto che sono seduti su delle miniere d'oro, miniere d'oro che stanno venendo le aziende estere a prendersi, e che fin quando noi non decidiamo che dobbiamo fare i manager, oppure dobbiamo organizzare dei manager per far lavorare dei manager, lavorare con un sistema di gestione corretto dell'azienda, noi non otterremo veramente successo. Il successo non si raggiunge visualizzando, con la motivazione, con la good governance, sono cose fondamentali, ma non si raggiunge con questo. Il successo delle aziende si raggiunge se le aziende fanno le cose giuste fatte bene, e quelle che ho indicato io in questa analisi sono le cose giuste, fare le cose minime, le basics per ottenere dei risultati. Se facciamo le cose giuste fatte bene, non ci mancano le possibilità, non ci manca l'occasione, la possibilità e il potenziale per diventare aziende grandi
e prosperare in Italia e francamente andare anche all'estero a competere se c'è volontà. Ecco, mi hai anticipato Antonio, perché io proprio in chiusura volevo chiederti un consiglio da dare alle imprese italiane per migliorare appunto la performance e diventare protagoniste nel futuro. Beh, un consiglio già ce l'hai dato, cioè fare le cose bene, sistematizzare il sapere, standardizzare i processi. Se vuoi, ecco, aggiungere proprio un tuo commento finale. Fate un piano a 5 anni, decidete dove volete arrivare da qui ai prossimi 5 anni. C'era un imprenditore giapponese, mi sembra che fosse il proprietario della Panasonic, che faceva riunioni con il suo team più alto, i suoi diretti dirigenti, e diceva: dove vogliamo arrivare tra 200 anni? Ecco, gli asiatici ragionano in termini di secoli. Non dobbiamo ragionare in termini di secoli, basta pensare ai prossimi 10-15 anni. Un'azienda che si mette là e definisce una meta e fa un business plan quinquennale, decennale per raggiungere quella meta, ha iniziato a scrivere degli obiettivi e a darsi una direzione. Da lì mettere in piedi tutti i processi per raggiungere quei risultati, perché abbiamo il potenziale, le capacità manageriali, le capacità intellettive, operative e produttive per ottenere i risultati. All'estero dicono una cosa, mi permetto, io lavoro anche molto con l'estero, ho colleghi, amici in America, in Inghilterra, e ho lavorato con molti paesi all'interno nel mondo. Gli stranieri dicono: voi avete una grande capacità, riuscite a fare business partendo da zero, ed è vero, abbiamo delle capacità, tant'è che un'impresa italiana nasce da zero molto spesso. Gli americani fanno anche un'azienda da zero nel garage, però poi cercano finanziatori e senza capitale non si riesce a creare azienda. Noi siamo così capaci da riuscire a creare aziende partendo da zero e senza fondi, ma una volta che l'azienda è stata creata bisogna organizzarla in modo tale da diventare grandi aziende, e la prosperità che creiamo non è soltanto la prosperità per la nostra famiglia, deve essere la prosperità per la nostra famiglia e per il sistema paese. Chiarissimo. Questa è una cosa che su cui l'imprenditore italiano medio dovrebbe concentrarsi. Sì, e iniziare a riflettere. Antonio, io ti ringrazio davvero per questo bel approfondimento dedicato alla cultura manageriale italiana, in particolar modo delle PMI, cultura che va assolutamente aumentata. Dobbiamo migliorare molto in questo campo, in tutti i settori che abbiamo analizzato. Io ti ringrazio per il tuo intervento, ti aspetto naturalmente ancora sulle fonti. A disposizione, grazie a te. Ciao.